Mi chiamo John Dickey, insegno storia italiana all'Università di Londra. Oggi torno in Italia per scoprire il dinamismo di un territorio che ha fatto la storia dell'economia italiana e che continua a farla. Su invito del presidente Alessandro Spada di Assolombarda, sto facendo un viaggio nel cuore del sistema economico lombardo. Paddington Station, please. In quattro puntate incontrerò gli imprenditori delle province di Milano, Pavia, Lodi e ora Monza-Brianza. Insieme, le province di Assolombarda sono diventate un motore di innovazione con pochissimi rivali a livello internazionale. Quando arrivo a Milano, mi colpisce sempre e subito la gente. Sono proprio i consumatori a dare alla regione il suo primo vantaggio. Esigenti, raffinati, sono un enorme stimolo alla creatività e alla qualità. Qui c'è il culto del bello e del ben fatto. Lo si vede già dalle vetrine. Ma Milano non sarebbe Milano senza le province che la circondano. Insieme costituiscono un unico tessuto imprenditoriale. E il settore del mobile ne è un chiarissimo esempio. La seconda delle nostre province è un grandissimo centro della produzione di mobili, Monza-Brianza. In questo showroom mi sento di essere in una specie di utopia del mobile, bellissimo lo spazio, però racconta anche in qualche modo la storia dell'azienda. Noi siamo una famiglia che lavora nel settore dell'arredamento ormai da 60 anni. È stato uno showroom espositivo, oggi noi vogliamo far vivere un'emozione all'interno dello showroom, quindi il cliente che entra, il privato, l'architetto, secondo il nostro modo di vedere, deve sentirsi a casa, deve trovare una soluzione di progetto da poter trasmettere all'utente finale. E questo è il mondo Flexform. Parliamo di questo bellissimo divano Ground Piece. Per voi è un emblema, no? Si è pensato di creare un divano che non fosse un divano. Cosa ha di particolare oltre ad essere? Ma di particolare sicuramente questo bracciolo libreria. Questo bracciolo non è il classico bracciolo statico chiuso, ma dà la possibilità di inserire oggetti, quindi diventa un elemento decorativo all'interno di un living. Poi il cuscino col rullo. Il cuscino col rullo è un cuscino, praticamente viene agganciata in questa parte di tessuto che viene cucita all'interno della stoffa, della fodera, e viene inserito questo rullo, un rullo in poliuretano che serve per reggere in cuscino. Quando si parla di design di un prodotto c'è dentro tutto, cioè dall'A alla Z, quindi dal disegno a matita su un foglio di carta fino alla realizzazione e all'utilizzo. È un divano che ha cambiato un po' il modo di sedersi e il modo di utilizzare il prodotto imbottito divano. Ci consideravano i pazzi un po' dell'arredamento. L'anno successivo alla presentazione questo prodotto è esploso. Cioè veramente è stato il cambiamento totale del proporre il nostro prodotto. Quindi qual è l'approccio, la filosofia che vi ha permesso di raggiungere questi altri mercati, la Germania per esempio? Sì, sicuramente il valore aggiunto di un'azienda come la nostra che ci ha permesso di andare all'estero e poi di continuare questa grande crescita negli anni è la qualità del prodotto, il design, la coerenza del progetto, quindi avere una coerenza oggi è la cosa fondamentale e secondo me fa la differenza rispetto ad altri brand. Cioè quando si entra in un negozio multibrand e si riesce a leggere che il prodotto è Flexform, vuol dire che abbiamo fatto bingo. Questa coerenza è interessante perché anch'io quando ho visto per la prima volta questo divano l'ho riconosciuto subito. Io che non me ne intendo per niente di mobili, e questo, cioè rendere riconoscibile un elemento che è così sobrio, ha una sua bellissima semplicità, deve essere molto difficile.
è veramente difficile, perché non è tanto il progetto, il disegno di un prodotto. Il problema è che il disegno del prodotto deve convivere con tutta la collezione. Le aziende che hanno la coerenza e quindi hanno continuato a insistere sul proprio modello di progetto ha grande soddisfazione e riesce a ottenere grande soddisfazione. Quindi questa è la capacità e la forza di un'azienda. Noi guardiamo in tutto il mondo. Ormai diciamo che le bandierine le abbiamo posizionate in tutto il mondo. Queste sono piccole meda intorno per il mondo. Sì, no, diciamo grandi meda. Lo abbiamo visto alla Flexpo. Il design è uno dei segreti del successo dei mobili made in Italy, come di molti altri prodotti. Il design che è prodotti che restano contemporanei a lungo, che diventano classici, che sono facilmente adattabili. È un grande onore per me essere qua col presidente onorario Paolo Boffi. Presidente, di lei mi hanno parlato come dell'anima tecnica dell'azienda per molti anni. Ma effettivamente il termine mi sembra più che appropriato, cioè avendo incominciato a lavorare da garzone nella bottega nel 53, quando la Boffi era fatta da 6 persone, mi sono appassionato proprio alla materia, no? Al legno, eccetera. Avendo vissuto poi dopo il boom del dopoguerra in Italia e avendo visto proprio anche la nostra piccola aziendina che aveva bisogno di produrre di più, stranamente mi sono trovato proprio veramente ad avere la passione tecnica per cercare sempre più automazione, sempre più soluzioni tecniche, sempre bene, sempre meglio. Con i risultati che possiamo vedere intorno a noi. Esportiamo in 57 paesi, abbiamo però sempre mantenuto quelle caratteristiche che fanno parte di questa azienda: la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione. Lo spirito della vecchia bottega è rimasto ancora nella grande industria. Siamo qui soprattutto per parlare della Mini Kitchen. C'è un esemplare nel museo Museum of Modern Art di New York, cioè il museo che ha definito il canone dell'arte del Novecento. Come è nata questa idea? Pochi sanno al mondo che Joe Colombo al 30 di giugno di ogni anno chiudeva il suo studio e si trasferiva allo Stelvio a fare il maestro di sci. E mi ricordo una sera, parlando di mobili, chi sei, cosa fai, eccetera, eccetera, ho capito che era un po' avanti, cioè un po' non normale, in senso buono chiaramente. E gli chiedo: ma Joy, non è che hai in mente qualche eventuale idea per la nostra azienda? E lui mi risponde candidamente: guarda, le tue cucine sono già troppo belle, cioè è inutile praticamente, vai avanti con le tue cose. Io ho in mente una cosa che potrebbe diventare interessante fra 40 o 50 anni. Ha un fascino ancora adesso troppo forte, troppo alto. Cosa ci racconta, diciamo, dei nuovi orizzonti dell'azienda, del futuro, di come si proietta verso nuovi mercati? Questo? Noi oggi siamo un'azienda che esporta l'85% del suo fatturato e lo esporta un po' in tutto il mondo, con grande attenzione ai mercati nuovi, che sono soprattutto i mercati asiatici, dove i brand italiani funzionano sempre meglio. Bisogna saperglielo vendere, riempire i loro sogni con qualcosa di molto ben costruito, e poi quando il sogno si avvera ed arriva veramente in casa deve essere esattamente il loro sogno. Sì. Quindi oggi come oggi la Boffi non fa soltanto cucine, come mai? Abbiamo voluto cominciare a ragionare su quali sono le caratteristiche per avere successo, riuscendo ad essere sempre un'azienda di eccellenza nel mondo della cucina, dei sistemi, ma aggiungendo settori laterali che ci permettono di aggiungere fatturato e quindi di diventare una realtà più grande. Buon appetito. Grazie. Non proprio all'altezza della Mini Kitchen, però. Ma sai che la cottura è perfetta? La provincia di Monza e della Brianza non si racconta soltanto attraverso il design, ma anche attraverso l'ingegneria e l'alta tecnologia. E nel caso dell'Aster, altissima tecnologia.
Vicepresidente, l'Aster nasce per fare radio per automobili, quindi tantissima strada dal 45 a questi giorni, quest'alta tecnologia che è la base del vostro business di oggi. Sì, la nostra storia è una storia abbastanza lunga, perché nasce da un'idea di un inventore, di un chimico. Dopoguerra fondamentalmente voleva dire stimolo all'economia, impulso, creazione, e quindi l'automobile, che era una realtà del nostro paese importante. Questa avventura prosegue per qualche tempo, finché negli anni 50 riescono a entrare in alcune attività di sostanzialmente di manutenzione legate ai programmi avionici, militari di quell'epoca, e in qualche modo legittimano un cambiamento che è abbastanza epocale, che è quello di inserirsi in un concetto, imprenditoriale che va verso un approccio di tecnologia più spinta. Oggi come oggi Electronic Aster è un gruppo industriale che cuba circa 200 persone, quindi è ancora considerata piccola e media impresa, ma è una realtà che ha una presenza significativa in molti mercati mondiali da est a ovest, ma soprattutto ha una presenza molto molto importante sul mercato indiano. Oggi come oggi non sono tantissime le realtà che possono annoverare nel proprio portafoglio clienti delle tecnologie così articolate come sono quelle che noi realizziamo per i nostri clienti indiani. Nel caso specifico parliamo di sistemi primari di volo, quindi fondamentalmente da una parte ci sono le competenze nell'ambito elettronico, sistemi radar e varie tipologie di black boxes, e dall'altra parte abbiamo queste capacità e queste competenze idrauliche e aerodinamiche. Quindi diciamo quello che è importante di Electronic Aster, che è un'azienda che è nata e che ha vissuto delle soluzioni da un punto di vista imprenditoriale diverse, che si è evoluta nel tempo, che però ha mantenuto uno spirito un po' particolare, che è quello di evitare il concetto di grande specializzazione. Questa diversificazione, che è la vostra particolarità, vi dà, se posso dire, una specie di radar in molti settori diversi, anche internazionali. La strategia che ci porta a fare questo tipo di scelta è una strategia che va sia da un lato verso la diversificazione, ma dall'altro anche verso una crescita di competenze. La filosofia qual è? È quella di creare una massa critica che abbia la possibilità di generare tutto quanto quelle competenze, soprattutto in termini di tecnologia e di ingegneria, e di sopportare tutti quanti i costi della ricerca e di sviluppo che sono necessari e sono estremamente funzionali alla continuità di una realtà aziendale così complicata come questa. Scotch. Coca. Frisbee. Nella storia dell'imprenditoria sono davvero pochi i prodotti che diventano sinonimo di oggetti in uso tutti i giorni, ma sono ancora meno numerosi gli oggetti quotidiani che portano il nome dell'inventore. Laszlo Biro. Candido Iacuzzi? Lo sapete che c'è un signor Brugola? Presidente, Brugola, dunque, nome famoso, anche se molti non sanno che dietro al prodotto c'è una persona, carne ed ossa. Come inizia questa storia di questa vite leggendaria? La Brugola è un'azienda che è nata nel 1926, è un'azienda che quindi si appresta l'anno prossimo a fare 95 anni. È stata fondata da mio nonno, Egidio Brugola, che era un artista chiamato così da tutti perché era una persona che era molto incuriosito nella produzione di un qualcosa che in Italia non esisteva ancora. Lui subito dopo la Seconda Guerra Mondiale ha brevettato questa vite, che è appunto la vite Brugola, che aveva non solo l'incavo esagonale, mentre invece le viti che si producevano all'epoca erano viti con la testa esagonale esterna. E, oltre a quello, ha anche brevettato questo filetto a torciglione, che era un po' diverso dal filetto quello classico, diciamo così, dritto, che garantiva un certo tipo di elasticità e di resistenza.
Oggi è anche grazie all'evoluzione delle viti che noi oggi non abbiamo più il rodaggio, per esempio, delle automobili. Prima si comprava un'automobile a 2500 km, dovevi andare sostanzialmente a fissare quelle che sono le viti testata, e anche grazie alla Brugola e a produttori come la Brugola che oggi riusciamo ad avere dei motori che durano tantissimi chilometri e che hanno appunto queste viti che subiscono il maggiore degli sforzi. E questa affidabilità assoluta del vostro prodotto poi vi ha portato ad essere fornitore di bulloneria per tutti i grandi produttori internazionali di automobili. Stiamo viaggiando dappertutto, siamo andati in India, siamo andati in Giappone, in Cina, in Corea, dappertutto per cercare nuove opportunità per garantire quelli che sono i nostri prodotti di adesso e quelli che saranno nel domani. Abbiamo creato un'azienda negli Stati Uniti che è sempre stato il sogno di mio padre e poi abbiamo fatto altri 4 stabilimenti in Italia e ci apprestiamo a farne altri 2 nei prossimi 2 anni. E cosa offre ad un'azienda come la vostra questo territorio? Il nostro petrolio, se vogliamo chiamarlo così, è rappresentato dalle piccole e medie imprese che danno tanto lavoro a tante persone. Non è un caso se al centro di questo territorio così pieno di ingegneri intraprendenti c'è uno degli autodromi più antichi e prestigiosi di tutto il mondo. Un vero tempio della velocità. Ma l'Autodromo Nazionale di Monza non è soltanto il teatro di tante gare leggendarie. Qui sono state sperimentate tecnologie che hanno reso il viaggio in macchina più sicuro per tutti noi. L'asfalto drenante, guardrail, telepass e molte altre. Sempre a pochi passi dall'autodromo, dall'altra parte, troviamo un'altra azienda specialista in velocità, la Passoni. Ciao! Ciao, John! Come va? Bene, ma ti vedo un po' affaticato? Sì, sono stato sulla parabolica dell'autodromo di Monza. Bellissima con questa bici. Bici a tutta velocità e trovo che sia un po' pesante e anche stancante. Ma mi si dice che questo è il posto per trovare la bici nuova. Soprattutto leggera. Possiamo? Vieni, prego. Benvenuto. Una bici alla volta, massimo 2. E sono già personalizzate, sapete già chi è il cliente. Sì, diciamo che noi partiamo da un foglio come questo che è la geometria del telaio. Nel momento in cui il cliente sceglie la sua bicicletta, il modello, fa un bike fitting e quindi uno studio biomeccanico della propria postura sulla base di quelle delle sue misure e viene definito uno schema del telaio che è uno schema sulla persona che sì. Viene studiata. Vuoi raggiungere su Danilo che ti aspetta per il bike fitting? Bike fit. Passoni è conosciuta nel mondo proprio per le biciclette custom e mi piace sempre ricordare che siamo ormai rimasti fra i pochi che hanno tutta la produzione qui. Quindi non siamo soltanto made in Italy ma direi made in Brianza perché qui ci troviamo nonostante il mio accento sia più romano ormai che brianzolo. Perfetto, c'è una buona simmetria e abbiamo il valore. Buona simmetria, la prima volta che mi si dice una cosa del genere. Posso sentire il sì, peso? Sì, come no? Il peso, la leggerezza. Leggerezza, ma... No. La bici della mia bambina di 7 anni è molto più pesante. Eccola. John, eccola. Avete bruciato le tappe, allora. Per te la vinci. Bellissima. Questo è il modello che abbiamo fatto edizione limitata per i 30 anni, lo scorso anno. Quasi non oso, ma... Osa! Proviamoci. Wow. E via! La vecchia te la lascio, La uso io.
Si dice che questa provincia debba la sua vocazione produttiva agli artigiani chiamati qui per costruire e mantenere questa splendida reggia verso la fine del Settecento. Sarebbero fieri dei loro eredi, gli imprenditori che ho conosciuto oggi, perché ormai qui ogni impresa è possibile. Si potrebbe continuare all'infinito a raccontarvi belle storie di eccellenze italiane concentrate nello spazio di pochi chilometri qua a Monza dintorni. Per questo sarà duro tornare al tran tran dell'università dopo questa mia avventura lombarda. Mica finisce qui però. Gian, ti riportate la tua bici? Va bene.